Ieri alla finale di X Factor c'è stato spazio anche per le esibizioni dei giudici e della conduttrice. Si sono tolti i loro abiti istituzionali e sono saliti sul palco, oltre ai concorrenti in gara, anche Fedez, Erre Comi, Dargen D'Amico, Francesca Michelin e Ambra Angiolini. Ma è stata lei, l'ex di Non è la Rai, a vincere su tutti. Praticamente Fedez, Erre Comi e Dargen hanno fatto da apriconcerto all'unica artista di cui ci interessa veramente, che è Ambra. I social sono esplosi non appena l'ex di Allegri è salita sul palco del forum di Assago per ricantare il suo cavallo di battaglia, T'appartengo. X Factor, i santi francesi di Erre Comi vincono la 16ª edizione. Riascolta, non è così male, Ambra Angiolini in fiamma X Factor lo aveva promesso e lo ha fatto, ma d'altronde lo ha sempre detto, se prometto poi mantengo. Un'esibizione ultra pop che è andata ben oltre ogni aspettativa, con ben 20 ballerini, coreografia realizzata per l'occasione e outfit che ricordava quello storico del 1994. Pantalone di pelle a vita alta nero, mini blusa bianca e cravatta di pelle. Ultra sexy Ambra oggi è diventata grande e ci è diventata sotto gli occhi dei riflettori. Correvano gli anni 90 e lei intratteneva milioni di telespettatori tra balletti e giochi con il suo indimenticabile zainetto in spalla. Ora il caschetto riccio da Lolita ha lasciato spazio a un bob medio lungo con frangia, la camicia bianca con papillon e gonna a pieghe sono state riposte nell'armadio e ora nel look di Ambra c'è spazio solo per jumpsuit aderenti e micro top abbinati a pantaloni extra large. Ambra è cambiata, è un'altra, è più rock ed è molto più sexy. Le reazioni social, tutti i telespettatori non aspettavano altro che l'esibizione di Ambra. Il momento che aspettavamo da quando Ambra è stata annunciata come giudice, e ancora, Ambra che canta e balla T'appartengo vestita come a Non è la Rai è in assoluto il momento a suo modo più iconico delle ultime 10 edizioni di X Factor. E anche Fedez, che è un millennial cresciuto a pane e T'appartengo, non è riuscito a trattenersi, l'ha cantata a squarciagola dal bancone dei giudici. Questo perché il singolo, nonostante abbia oltre 20 anni, è un classico della musica italiana leggera e chi dice di non conoscerlo ovviamente mente. La storia del brano, il brano, che porta il nome anche del primo album di Ambra Angiolini pubblicato l'11 novembre 1994, è stato un vero e proprio successo, 100.000 copie vendute in una sola settimana. Ma non solo in Italia, perché il disco è stato tradotto in lingua spagnola ed, esattamente come nel nostro paese, è stato un progetto davvero molto apprezzato in Spagna e Sud America. T'appartengo di Ambra Angiolini ha ottenuto la bellezza di 3 dischi di platino in quel periodo. Presentato durante l'ultima stagione di Non è la Rai nel 1994, T'appartengo è ancora oggi una vera e propria hit musicale. Chi non l'ha cantata almeno una volta e chi, all'epoca, non sapeva il balletto a memoria? Così ieri Ambra Angiolini sul palco di X Factor ha voluto ricordare i vecchi tempi e si è esibita sul brano che ha fatto esplodere il suo personaggio e talento. Ambra e Tiziano Ferro. Recentemente Ambra è tornata in studio di registrazione e ha inciso il brano, Ambra Tiziano, in duetto con Tiziano Ferro per l'ultimo album del cantautore di Latina, Il Mondo è Nostro. Insomma Ambra non si ferma, icona di bellezza ieri ed oggi, con il minimo sforzo e tanta naturalezza è lei la vincitrice di X Factor 2022.